Amici sportivi bergamaschi e non, benvenuti al centro sportivo Italcementi, dove tra qualche minuto avrà inizio la partita fra la Comarch Bergamo Basket 2014 e la Urania Milano, partita valida per l'undicesimo turno di ritorno di questa Serie B 2014-2015. In questo momento viene presentata la formazione di casa, che presenta con il numero 4 Lorenzo De Leidi, con il numero 6 Marco Bona, numero 8 Simone Cortesi, numero 9 Jacopo Mercante, con il numero 11 Michele Magini, con il numero 14 il capitano Andrea Guffanti, numero 17 per Marco Azzola, numero 18 Paolo Chiarello, numero 20 Fabio Zanelli e numero 41 Cristiano Masper. Coach Alessandro Galli, assistito da Gianmarco Petito. Fra pochi secondi l'inno nazionale italiano, che come sempre ascolteremo in religioso silenzio. Presentiamo allora la formazione dell'Urania Milano, che presenta con il numero 5 Dusan Stjepović, con il 6 Matteo Giovannelli, con il numero 7 Giacomo Sartini, con il numero 8 Marco Torgano, numero 9 per Riccardo Bazzoli, numero 11 Andrea Paleari, numero 12 Matteo Del Vescovo, numero 13 Federico De Bettin, numero 19 Alessandro Pagani. Coach Marcello Ghizzinardi, assistito da Andrea Mandrillo e Michael Panzini. Da segnalare tra le file milanesi l'assenza di Andrea Merlati, centro classe 1995, che ha dovuto dare forfè all'ultimo momento. Vedremo se questa assenza peserà nelle rotazioni di coach Ghizzinardi. Sicuramente l'impatto con il reparto lunghi della Comarch potrebbe essere un fattore in questa partita. Arbitreranno il match i signori Balzarini e Corbari, Balzarini di Milano e Corbari di Cremona. Quattro gli anticipi giocati ieri sera, anticipi del sabato, nella diretta Sky. La Eternet di Le Fortitudo Bologna si è imposta sulla Gaga Milano Orzibasket Orzinovi col punteggio di 78-56. Lo Jadran Franco Robert Trieste si è imposto fra le Muramiche sull'Eurogasmet Crema per 87-79. Vittoria esterna importantissima in fine della classifica per la Contadi Castaldi Montichiari, che si imposta sul campo di Udine per 68-62, e anche Cento, capo classifica, si è imposta sul campo di Desio col punteggio di 71-70. Classifica che vede così Cento confermare la prima posizione con 40 punti, 36 punti per Udine, 34 punti per Fortitudo e Montichiari al quarto posto,
Uranio Orzinuovi appaiati a quota 30, Comarca 28, Pordenone 26, Lecco 24, Lugo e Crema a 18 punti, Alto Sebino a 16, Desio a 12, Arzignano e Trieste a 6 punti. Partita di oggi che ha sicuramente una rilevante importanza in fine della classifica. Ci si gioca gran parte delle possibilità di rimanere aggrappate alle prime quattro posizioni, che ricordiamo daranno il diritto di giocare in casa al primo turno di playoff. Uranio Orzinuovi sono a 30 punti, la Comarca 28, partita quindi chiave per la formazione giallonera, che con una vittoria andrebbe poi a raggiungere Uranio Orzinuovi e in virtù degli scontri diretti comanderebbe questo terzetto di squadre in classifica. Con me c'è sempre Mauro Cataldo, a cui chiediamo subito una breve presentazione del match. Mauro, te la butto subito lì. In settimana si è parlato molto della partita di andata, una delle partite in cui per 35 minuti la Comarca ha giocato un'ottima pallacanestro per poi nervosirsi nel finale e diciamo pure buttare al vento due punti che a un certo punto sembravano certi. Tanto spirito di rivincita per i gialloneri. Innanzitutto buonasera a tutti. Sì, la partita di andata è stata una delle più belle disputate dalla Comarc, per fortuna le partite durano 40 minuti e la Comarc ha giocato bene per 35 minuti. Gli ultimi 5 minuti è stata molto nervosa, condizionata da un arbitraggio non proprio ottimale, però è stato il nervosismo in campo che ci ha fatto perdere la partita. Quindi con queste premesse mi aspetto una partita di ritorno carica. La Comarc è carica perché vuole ritornare il risultato della partita di andata, e l'Urania diciamo che è una delle squadre comunque più giovani del girone, quindi da una parte una squadra esperta, dall'altra una squadra giovane, un mix tra giovani e non giovani, e vediamo cosa viene fuori. Secondo me viene fuori una bella partita. Staremo allora a vedere. Ecco le squadre che fanno il loro ingresso in campo. Solito quintetto quello della Comarc Bergamo Basket 2014, con Michele Maggini in cabina di regia, Marco Bona nella posizione di guardia, Mercante e Cortesi le due ali e Paolo Chiarello il centro. Per Urania presenti con il numero 6 Matteo Giovannelli, playmaker, Stiepovic guardia, Torgano e Bazzoli le due ali e Paleari il centro titolare. Pronti via, palla 2 per Milano. Serie di passaggi consegnati, allora arriva Torgano, gioca a pick and roll con Paleari, si alza subito, numero 8 di Milano, tiro corto ma il rimbalzo di Paleari. Ora è Bazzoli da 3 a bersaglio. Subito una tripla per Riccardo Bazzoli. È Simone Cortesi che punta il ferro, sbaglia il tiro, ma è bravo Chiarello a farsi trovare pronto a rimbalzo offensivo, correggendo e trovando i primi due punti. Ancora Bazzoli da 3, lasciato ancora libero, inizio caldissimo per Riccardo Bazzoli. Blocco cieco per di Bona per Mercante, subito la schiacciata di Jacopo Mercante. Sei a 4 per i gialloneri di casa, scusate, per gli ospiti, per Urania Milano. Palla ancora Bazzoli, ancora una tripla di Bazzoli, questa volta non va, ma è ancora presente a rimbalzo la formazione milanese, con Stiepovic che tocca per Paleari, che non chiede di meglio per appoggiare al ferro e subire il fallo. Un tiro libero supplementare per Andrea Paleari.
a bersaglio libero di Paleari, uno dei migliori centri di tutto il girone, comanda la classifica dei rimbalzi nel girone B. Chiarello intanto si alza, piazzato per Paolo Chiarello. Inizio scoppiettante, già 15 punti in due minuti fra le due squadre. La rimessa per Torgano, trova Giovannelli, balta per Stiepovic. Paleari accoppiato a Bona, porta a spalla canestro, trova ora Giovannelli che punta Mercante, buona difesa del numero 9 della Comarche, palla recuperata con Maggini che spinge contropiede, bella palla per Cortesi e canestro di Simone Cortesi. Bazzoli che cerca lo scarico nell'angolo per Stiepovic, passaggio fuori misura, palla recuperata per la Comarch. E Marco Bona a chiamare il gioco d'attacco, c'è Dusan Stiepovic su di lui, passaggio consegnato, cieco in allontanamento di Chiarello per Cortesi che si prende la tripla ma non va a bersaglio. Giovannelli a comandare la transizione di Milano, contatto fra Torgano e Bona, tutto buono, tiro di Torgano è sbagliato. Rallenta Michele Maggini, va a giocare classico doppio piccarolo alto con Chiarello e Cortesi, cerca la conclusione ma non va a bersaglio. Giovannelli invece che cerca di spingere, palla ora a Paleari. Si cerca Stiepovic, arresto e tiro per la guardia di Milano che non va a bersaglio. Palla Cortesi, bel ribaltamento per la tripla di Bona che storta e parte il contropiede dall'Urania. Bravo Mercante a farsi trovare sulla linea di passaggio. La Paleari che ha cercato il passaggio per Marco Torgano. Subito un faccia a faccia tra l'arbitro Balzarini e coach Alessandro Galli dopo 4 minuti. Trovano sempre modo di farsi riconoscere gli arbitri. Sbaglia intanto Paleari, cerca Bona, l'assist per Chiarello, la palla è persa e Paleari spinge contropiede, bravo Marco Bona a spendere un fallo a metà campo per impedire il contropiede degli Wildcats. Ora Bazzoli che si butta al ferro, sbaglia il tiro, si lotta a rimbalzo e la rimessa viene consegnata a Milano. C'è però un confronto tra due arbitri e si decide che l'ultimo a toccare è stato proprio Paleari, per cui rimessa in gioco per la Comarch. Buona a lavorare si blocco di Chiarello, cambio accettato la difesa di Milano, vediamo Bona contro Paleari, palla un po' ferma sul quarto di campo, passi immagino esattamente, passi di Marco Bona che non riesce a trovare vantaggio contro il lungo rossoblu. Palla ancora a Bazzoli,
uscita dal blocco di Stiepovic. Ora Bazzoli che punta a fondo contro Cortesi, buona la difesa del numero 8, giallo-nero. 7 secondi per l'attacco ospite. Serie di blocchi, trovato libero Paleari. Bella giocata della formazione Urania. Un po' pigra la difesa Comarchi in questo caso. Mercante che si alza dal mezzangolo, corta la sua conclusione. Ancora Giovannelli a spingere la transizione. Cercato Stiepovic in post basso contro Bona. Una delle situazioni tattiche che più vedremo probabilmente in questa partita. Sbaglia Paleari, ma è proprio Stiepovic a trovare il rimbalzo. Palla Giovannelli, ancora per Bazzoli. Torgano dall'angolo, canestra da 3 punti. E primo time out della partita, chiesto da coach Alessandro Galli quando mancano 4 minuti e 32 secondi al termine del primo quarto. Conteggio di 14-8 per la formazione ospite. Oltre alle già citate partite disputate ieri sera, sono 3 gli incontri in programma quest'oggi. Ovviamente oltre alla partita tra la Comarch e l'Urania Milano, Orvalugo, Pordenone e Arzignano Lecco sono le altre sfide che completano il quadro della 11ª giornata di ritorno. Dopo i primi minuti c'è la PN Basket Pordenone in vantaggio 7-4 sul campo di Lugo e la TFL Garcia Moreno Arzignano che conduce 9-6 sul Basket Lecco. Partite importanti sia in chiave playoff con Pordenone che deve stare attenta proprio alla formazione di Lecco che la insegue a 2 punti di distanza, mentre Arzignano cerca punti ancora per sperare di poter raggiungere Desio. Sono 6 punti che distanziano le due formazioni, mancano 5 giornate al termine. Riparte intanto la partita fra giallo-nero e rosso-blu. Piccherò al Trabone e Chiarello. Bel ribaltamento per Maggini. Palla in post basso a Cortesi. Buona difesa di Bazzoli sul numero 8 giallo-nero. Maggini che si alza in mezzo all'area e trova un bel canestro. Buon rientro dal timeout per la formazione di Alessandro Galli, mentre pasticcia un po' l'attacco di Urania in questo momento. Stiepovic che punta Mercante, appoggia al ferro ma non va a bersaglio. Riparte Maggini. Saggio ancora per Cortesi. Palla Chiarello. Maggini si gioca con calma. Cortesi che cerca prima di servire Chiarello e poi spara una tripla fuori ritmo. Canestro difficile quello di Simone Cortesi, che porta, riporta meno uno i suoi. Si perde ora la difesa bergamasca. Buona circolazione di palla dell'Urania che però non trova canestro con Torgano. Ripartono i gialloneri. Maggini per Bona, triplo in transizione di Bona, non va a bersaglio. Rimbalzo controllato dai rossoblu. Paleari con un bel cambio di mano, un giocatore ai suoi centimetri, sbaglia la conclusione. Palla ora Bona, cerca di spescare Chiarello che arriva in transizione e questa volta è coach Ghizzinardi costretto al time out. 7-0 il parziale Comarch tra il primo time out e questo sorpasso, 15-14 dopo poco più di 7 minuti dal fine del primo quarto. Allora Mauro, vi ha detto una partita che ci divertirà, direi che un inizio non c'è male. Sì, anche se l'inizio è stato a un ritmo troppo basso da una parte e dall'altra, si correva poco, dopo il primo break
di Urania. Invece la partita si è svegliata dopo il minuto della squadra di Ale Galli, è rientrata facendo 7-0, correndo, difendendo forte, correndo. L'arma, come sempre, per ogni partita è la difesa, e la Comarca sa difendere quando c'è voglia, quando vuole difendere, quindi difesa forte, aiutarsi, che sia uomo, che sia matchup, che sia zona, però difesa forte e poi ripartenza, così la Comarca la porta a casa. Si rientra in campo con le prime sostituzioni. Casa Comarca, Zanelli a rilevare Marco Bona. Balla Stiepovic, un po' sbasso con Mercante. Su un accoppiamento qui tiene bene l'esterno bergamasco. Bravo poi Stiepovic a pescare Giovannelli che realizza la tripla. Matteo Giovannelli bergamasco, classe 1983, se non ricordo male. Mentre Magini a trovare il fallo di Paleari. Due tiri liberi per lui. Primo fallo per Paleari. Due tiri Magini. A bersaglio il primo libero di Michele Magini. Bersaglio anche il secondo. 17 pari a 2 minuti al termine del primo quarto. Palla Bazzoli, si lavora ancora per mandare Stiepovic un po' sbasso. Ancora la sfida con Mercante che tiene ancora molto bene l'uno contro uno. Bravo Jacopo, su una delle situazioni preferite del rossoblù. Molto bravo invece adesso Cortesi, gran movimento e canestro più fallo per Simone Cortesi. Movimento dal post basso che andrebbe fatto vedere e rivedere ai giovani dei rispettivi settori giovanili. Due dei settori giovanili più quotati in Lombardia, quelli della Comarc e dell'Urania Milano. Gioca da tre punti per Cortesi e vantaggio che diventa di tre punti per la Comarc. È entrato De Bettin nella formazione dell'Urania al posto di Stiepovic, scusatemi, di Torgano. Sbaglia la tripla Bazzoli, Chiarello a rimbalzo. Magini a esplorare la transizione, poi passaggio pigro per Zanelli, palla recuperata da Giovannelli, spinge contropiede l'Urania, buon rientro difensivo della Comarc, però Stiepovic è bravissimo a girarsi e a trovare un canestro facile in appoggio. Palla Chiarello che si alza dal mezzangolo e va a bersaglio. Mattonella dal mezzangolo per Paolo Chiarello. Mentre dall'altra parte Giovannelli per Paleari. Non va a segno il lungo dell'Urania, mentre Chiarello è colto in un fallo di sfondamento. Un altro cambio in casa Comarc con Guffanti che rileva Simone Cortesi. Come sempre quindi con questo quintetto sarà Mercante a giocare da numero 4. Una delle situazioni più gradite allo staff tecnico bergamasco. Con l'atletismo di Mercante in questo momento utilizzato per marcare l'ala forte, l'ala grande di Urania, che è Bazzoli. È proprio lui che si alza dalla lunetta, non va a bersaglio, ma il rimbalzo è ancora milanese. Palla Paleari, altro backdoor di Stiepovic.
con infrazione di piede sanzionato alla Comarc, quindi si riprendeva a fondo con 14 secondi ancora a disposizione per gli ospiti, 16 secondi al termine del primo quarto. Paleari, Perbazzoli, Giovannelli, vedremo quale sarà la scelta dell'Urania. 7 secondi, è Stiepovic a cercare Bazzoli da 3 punti, non va. 3 secondi per Mercante che proverà l'ultimo tiro da metà campo che si spegne sul ferro. Si chiude così il primo quarto col punteggio di 22-19 per la Comarc Bergamo Basket 2014. Primo tempo divertente, primo tempo dove le due squadre si sono affrontate a viso aperto. Andiamo a vedere quali sono i parziali dagli altri due campi. Pordenone subito avanti 15-4 sul campo di Lugo, mentre Arzignano allunga sull'Ecco 18-8. E in attesa del secondo quarto ci godiamo l'esibizione delle cheerleaders giallo-nere. Gradita l'esibizione delle ragazze giallo-nere. Si rientra in campo con Bona, Guffanti, Zanelli, Mercante e Masper, che fa il suo primo ingresso in campo per la Comarc. De Bettin, Stiepovic, Torgano, Bazzoli e Pagani per Milano. Subito Masper attaccare Pagani, ma non va a bersaglio il suo tiro. Ancora post basso per Stiepovic, attacca Zanelli e trova il fallo di Fabio Zanelli. Sarà viaggio lunetta per Dusan Stiepovic. Primo fallo per Zanelli. Primo personale per Fabio Zanelli. Realizza il primo libero Stiepovic. A segno anche il secondo. Difesa allungata ora per l'Urania, che raddoppia, cerca di raddoppiare Guffanti, trovato però sul ribaltamento Bona con tanto spazio, non va a segno numero 6 bergamasco. Poi si lotta a rimbalzo, palla contesa, possesso alternato premia Milano. Torgano che si alza da 3 punti, palla che danza sul ferro, rimbalzo di Bona, che rotta Mercante e Masper, ancora Masper accoppiata a Pagani, finta, partenza verso il centro e canestro per Cristiano Masper, primi 2 punti per lui. Yeah.
Uffanti accoppiato a Bazzoli, colto in fallo nel tentativo di fermare la penetrazione a sinistra del numero 9 rossoblu. De Bettina a puntare il ferro, cerca lo scarico per Pagani. Infrazione di piede, il fischio arbitrale da parte di Mercante. Rimessa da fondo per i milanesi. Ancora De Bettin. Copiato sempre con Zanelli, si alza da tre punti e va a bersaglio. Federico De Bettin. Uscita dai blocchi per Zanelli, che punta verso il centro, sbaglia ma è deciso il rimbalzo e la presenza rimbalzo di Cristiano Masper. Realizza il suo quarto punto personale, mantenendo tre punti di vantaggio per la Comarc. Bazzoli ancora a puntare deciso il ferro, questa volta è di Zanelli il fallo. Secondo fallo per Zanelli, numero 20. Secondo fallo per Zanelli e cambio nelle file della Comarc con Cortesi che rileva Mercante. Sarà proprio Simone Cortesi ad occuparsi di Bazzoli. Ancora De Bettin. Palla Stiepovic che si alza da tre, non va a bersaglio. C'è solo presenza giallo-nera rimbalzo con Guffanti. Saggio consegnato con Cortesi. Pick and roll ora con Masper. Passo e tiro di Guffanti che però non va a bersaglio e nel tentativo di recuperare la palla commette fallo. Fallo di Guffanti Andrea numero 14. Secondo fallo. Stiepovic che non si intende con De Bettin, palla persa per i rossoblu. Coach Ghizzinardi chiama la pressione ai suoi, si allunga la difesa Wildcats. Palla Guffanti, arriva il raddoppio di Stiepovic. Infatti collabora con Zanelli e supera senza problemi tentativo milanese. Palla ora in post bassa Cortesi, bravo De Bettin a mettersi sulla linea di passaggio e innestare il contropiede concluso da Torgano. Piccherò ora tra Guffanti e Cortesi. Cambio difensivo accettato ancora dall'Urania. De Bettina a lavorare sul post basso di Bona. Proprio Bona che viene cercato. Contatto in mezzo all'area. Sospetto. Non c'è nessun intervento arbitrale. La rimessa è per Milano. Tre la chiamata difensiva di Coach Galli. Palla Stiepovic che punta deciso il ferro. Controsorpasso per Urania Milano. Avanti 27-26 quando sono passati 4 minuti dall'inizio del secondo quarto. Principio di doppia uscita. Poi c'è Masper che serve Bona in post basso. La difesa di Stiepovic ancora protagonista in questo momento. Bravo Bazzoli, si alza, bel canestro, pulitissimo il movimento di Riccardo Bazzoli.
più 3 per gli ospiti. Palla ora a Bona, che tira da 3 punti, non va a bersaglio, lotta Cortesi a rimbalzo, ma è Pagani a recuperare palla. Stiepovic in post basso contro Guffanti. Bella assist di Stiepovic per Pagani. E canestro rosso-blu. Time out obbligato per coach Alessandro Galli. 8-0 il parziale per gli ospiti negli ultimi minuti. 31-26 il punteggio, 5-11 alla fine della fine del secondo quarto. Mauro, impressioni fino a questo momento? Impressioni che appena Urania alza un attimino il ritmo, difende forte, fa il break, però c'è da dire che Stiepovic sta portando il mismatch in post basso di Stiepovic, dando dei grandi grattacapi comunque alla difesa della Comarc. E infatti da lì sono partite le azioni sia personali Stiepovic, ma sia anche gli scarichi per tiri da fuori, penetrazioni da fuori oppure tagli in area. Quindi bisogna trovare una marcatura diversa su Stiepovic e difendere più forte. Vedremo come usciranno dal time out i gialloneri. Solito aggiornamento dagli altri campi. Ad Arzignano la formazione di casa è in vantaggio 22-13 su Lecco quando mancano poco più di 6 minuti all'intervallo, mentre a Lugo allungo di Pordenone 25-12, anche qui poco meno di 7 minuti alla pausa lunga. Ancora un rischio di perdere palla per Bergamo, con poi Bona che trova un canestro importante anche probabilmente per sbloccarsi. Torgano da 3, non va a bersaglio. Scarico per Guffanti, che però aveva un piede sulla linea. È l'arbitro Corbari a segnalare l'infrazione. Ancora un cambio tra le file della Comarca, rientra Michele Maggini. Quintetto con 3 piccoli per la Comarca. Maggini, Bona e Guffanti contemporaneamente in campo. De Bettina a lavorare sul pick and roll con Pagani, pescato proprio quest'ultimo in mezzo all'area. Scarico ancora per De Bettin da 3 punti, corto il suo tiro, si lotta, rimbalza ancora rosso-blu il possesso. Bazzoli si alza senza pensarci da 3 punti, sua parabola viene premiata, dolcissimo il suo rilascio. Più 6, 34-28 per i giocatori in maglia rossa. Buona a lavorare sull'uscita dei blocchi, cerca poi Cortesi, finte di Simone Cortesi e fallo di Dusan Stiepovic. Due tiri liberi per Simone Cortesi, mentre il primo fallo personale di Stiepovic. Cambio tra le file dell'Urania, rientra Paleari a sostituire Pagani. Assegno il primo libero di Cortesi. A bersaglio anche il secondo. Palla Stiepovic, accoppiato con Mercante, si alza da 3 punti. Giusta la lettura del numero 5 milanese, che riporta a 7 i punti di vantaggio Urania. Bona pesca Maggini pesca Bona e subito la risposta della Comarc
scambio di cortesie tra Stiepovic e Bona. Palla ora Paleari, isolato sul quarto di campo contro Masper, pescato ancora Stiepovic, non c'è canestro, fallo di sfondamento di Andrea Paleari. E cambio tra le file dell'Urania, rientra Matteo Giovannelli a rimpiazzare Bazzoli. Si riparte con Magini, chiamare il gioco d'attacco bergamasco. Cerca Cortesi in post basso, copiamento con Torgano, altro movimento su piede perno, questa volta è infrazione di passi. Palla ora un po' sbasso per Paleari, De Bettin, arresto e tiro per lui, lungo, ma è ancora Stiepovic a rimbalzo, Giovannelli con troppo spazio da tre punti, a bersaglio il bergamasco tra le file dell'Urania. 40-33, non mancano poco più di due minuti al termine di questi primi 20 minuti. Simone Cortesi, solo movimento in post basso, non è fortunato questa volta. Riparte Urania, Torgano, Paleari, ribaltamento per De Bettin che rischia di perdere la palla, punta per ferro, trova vantaggio, buona circolazione di palla dai milanesi, contatto non fischiato e palla gialla, palla di Bergamo. Cambio intanto, rientra Jacopo Mercante, posto di Andrea Guffanti. Aggiornamento intanto dagli altri campi, Pordenone avanti 27-19 a Lugo, mentre Arzignano 22-16 vantaggio su Lecco. Bella intanto la palla per Bona di Magini, pescata in fallo la difesa milanese, fallo di Giovannelli, due tiri liberi per Marco Bona e rientra in campo ora Paolo Chiarello al posto di Masper. Segno il primo libero di Bona. Bersaglio anche il secondo. 35esimo punto per la Bergamo Basket 2014. 40 invece quelli di Milano. Paleari. Uno contro uno con Chiarello, pescato Stiepovic ancora con un buon taglio, fallo di Mercante, suo primo personale, nuovo viaggio in lunetta per Dusan Stiepovic, autore finora di una ottima gara, realizza il primo. E assegno anche il secondo. Palla Bona. Un po' di confusione, attacco giallo-nero, backdoor di Mercante, scarico per Cortesi, tripla di Simone Cortesi che non va a bersaglio. Rimbalzo di Paleari, De Bettin. Paleari. Si cerca Torgano che
non riesce a raccogliere il passaggio. Numero 11 rossoblu che lascia il posto in questo momento a Bazzoli, così come esce Stiepovic sostituito da Pagani. Maggini per Cortesi, palla schiacciata per Chiarello che non va a bersaglio ma riesce a recuperare il pallone, ma poi alza un po' troppo il gomito e gli viene fischiato fallo in attacco. Secondo fallo di Chiarello. Un possesso a testa con ogni probabilità per chiudere questo primo tempo. Palla Giovannelli a giocare piccherò con Pagani, si alza da tre punti, numero 6, non va a bersaglio e ultimo tiro per la Comarc. Maggini che lavora col cronometro, arriva ora il piccherò quando mancano 10 secondi, piccherò con Chiarello, fallo segnalato a De Bettin, non c'è bonus per cui si riprenderà con una rimessa laterale per la Comarc. Cambio tattico per la Comarc con Zanelli che entra al posto di Mercante, pronto a tirare dall'arco. È Bona che cerca il tiro da tre, non trova il bersaglio. Si chiude così il primo tempo, primi 20 minuti di gioco che vedono andare gli spogliatoi in vantaggio la formazione dell'Urania Milano, 7 punti in dote per i rossoblu ospiti, 42-35. Ultimo aggiornamento prima della pausa, Arzignano in vantaggio 27-25 sull'Ecco a 2-22 dal termine del primo quarto. Mentre a 1.50 al termine del primo tempo a Lugo, Pordenone mantiene un buon vantaggio, 32-21. A più tardi per il secondo tempo. Bentornati al centro sportivo Italcementi, dove tra poco più di un minuto comincerà il secondo tempo della partita fra la Comarc Bergamo Basket 2014 e la Urania Milano. Primo tempo che si è concluso sul punteggio di 42-35 in favore dei milanesi ospiti. Siamo in compagnia di Marco Bisoni, uno dei nostri consueti ospiti in queste partite casalinghe. Marco Bisoni, presidente della Comarc Virtus Isola, una delle società di settore giovanile che collaborano al progetto Bergamo Basket. A Marco chiediamo un commento di questi primi 20 minuti. Una partita che mi sembra difficile, Milano molto aggressiva, ben disposta, Comarc un po' in sofferenza al rimbalzo, rimbalzi in difesa e un po' forse farraginoso il gioco in attacco, la palla non circola in modo fluido e quindi se ne risente, spesso tiri un po' forzati o tiri presi al limite dei 24 secondi, quindi qualche difficoltà in attacco e qualche distrazione sulla difesa sui rimbalzi. Urania si è presentata a Bergamo con la miglior difesa di tutto il girone e in realtà poi la differenza la sta facendo in attacco, avendo realizzato ben 42 punti in 20 minuti. Quale secondo te è la chiave per questo secondo tempo in casa Comarc? Ma sulla prestazione di Milano mi sembra buoni tiri in attacco, soprattutto dall'arco, buona percentuale dei tre punti, ma frutto di buoni tiri. Credo che Comarc debba un po' intensificare il lavoro in difesa come sa fare, e poi un po' più di lucidità in attacco.
Ultimo commento, poi ti lasciamo gustare la partita in tutta tranquillità. Giovanili Virtus Isola procedono spedite. Confermi? Sì, sì, buon anno, solita voglia, entusiasmo da parte di tutto l'ambiente, quindi siamo molto contenti. Grazie mille a Marco Bisoni e alla prossima partita in casa sicuramente, quando sarai ancora gradito ospite. Grazie, buonasera a tutti. È ripartita quindi la partita tra Comarch e Urania. Un minuto di gioco e ancora punteggio fermo sul 42-35. Ecco. Facevo meglio stare zitto. Canestro immediato di Paleari. Vediamo i quintetti in campo. Magini, Bona, Mercante, Cortese e Chiarello. Quintetto titolare per la Comarch. Mentre Bona sbaglia un appoggio da sotto canestro con la mano sinistra. Solito quintetto anche per gli Wildcats di Milano con Giovannelli, Stiepovic, Torgano, Bazzoli e Paleari. Scarico di Giovannelli per Stiepovic che tira da tre punti, cortissimo il suo tiro. Talmente corto che la palla carambola sui piedi di un giocatore giallo-nero. Rimessa da fondo per gli ospiti. Torgano, altro bel assist per Paleari. Ancora un bel gioco a due della formazione rosso-blu. Altro allungo per Urania, che ora è avanti di 11 lunghezze, 46-35. Scivola Bona e la palla contesa forzata da Stiepovic frutta un altro possesso per i Wildcats. Time out immediato per coach Alessandro Galli. Mauro, inizio terzo quarto dove la squadra che sembra essere rientrata meglio dagli spogliatoi è la formazione ospite dell'Urania. Hai ragione Paolo, è entrata col piglio giusto, ha fatto subito 4-0 in parziale, ma ha mosso meglio la palla in attacco, invece la Comarch ha incespicato, ha sbagliato due poggi da sotto facili e adesso è la dimostrazione che non c'è, non lo so, un po' di fortuna anche, ma anche un po' di determinazione. L'ultimo possesso di Bonan è la chiave, nel senso che ha perso palla contese in qualche modo facendo un cambio in mano in mezzo alle gambe che gli è rimasto in mezzo alle gambe. Sfortuna e, ripeto, poca determinazione. Bisogna cambiare, bisogna cambiare. Il fattore determinazione è facile da cambiare, la sfortuna, fortuna dipende come gira la palla. Vediamo se il time out di coach Galli ha scosso i gialloneri. Diamo intanto un'occhiata ai dati individuali. Per la Comarch sono 10 punti di Cortesi, 8 quelli di Chiarello, 7 di Bona, 4 di Magini e Masper e 2 di Mercante. Per quanto riguarda invece l'Urania sono 11 punti di Bazzoli e Stiepovic, 9 quelli di Paleari, 6 Giovannelli, 5 Torgano e 2 a testa per Pagani e De Bettini. È proprio Torgano a sbagliare la tripla in questo momento. Palla recuperata quindi dalla Comarch, un passaggio consegnato di Cortesi per Mercante. Ancora Cortesi in polbasso contro Torgano, trova Chiarello e schiacciata di Paolo Chiarello sul bel passaggio di Simone Cortesi ed ecco la palla recuperata e la bomba di Bona. 5-0 di parziale, ottimo rientro in campo della Comarch e questa volta è coach Ghizzinardi a correre ai ripari. Subito time out per lui. Fiammata Comarch, la schiacciata di Chiarello e la palla recuperata che ha fruttato la tripla di Bona. 5-0 che riporta meno 6
i padroni di casa, accendendo il pubblico giunto anche oggi numeroso al centro sportivo Italcementi. Situazione degli altri campi. Con Pordenone sempre avanti a Lugo 34-24, dove è appena cominciato il secondo tempo, mentre 29-27 il punteggio tra Arzignano e Lecco. Non è ancora ripreso il gioco, staremo a vedere. Si riparte con Giovannelli, ribaltare il lato per Torgano, pick and roll con Paleari e fallo tecnico a Michele Magini, pescato in un ipotetica simulazione. Un tiro libero per Urania Milano. Conciliabolo intanto tra il giocatore della Comarca e l'arbitro Balzarini. Torgano realizza il libero, possesso anche per i milanesi. Solita serie di passaggi consegnati, bravo Chiarello ad anticipare il passaggio per Bazzoli, peccato non riesca a recuperare la palla. ...15 secondi a disposizione dell'attacco Urania. Bazzoli si alza a 3 punti, fuori ma ancora il rimbalzo di Giovannelli. Buona adesso invece la difesa di Chiarello su Torgano, Paleari che punta, ancora buonissima la difesa bergamasca. Torgano e infrazione di 24 secondi. Buona la difesa bergamasca che cerca anche di coinvolgere il pubblico. Momento importante nel match. Urania sembrava potesse scappare. Importante rimanere a contatto in questo momento. Magini a chiamare il gioco d'attacco bergamasco. Mancano 6 minuti al termine del terzo quarto. Palla Mercante, Sperpi, il bel taglio di Bona. Altro bel canestro per la Comarca. Meno 5. Palla Bazzoli va per Torgano, tiro a 3 punti, sputato dal ferro, rimbalzo giallo-nero. Bella palla per Mercante, schiaccione di Jacopo Mercante che poi frana a terra, sembra non si sia fatto nulla, ma che schiacciata per Jacopo Mercante. Volato letteralmente in cielo. E per evitare di prendere poi un tiro in sottonumero, fallo speso, ben speso aggiungerei da Magini. Vediamo le condizioni ora di Mercante che sembra essersi ripreso. Palla Paleari, Chiarello su di lui, supera la difesa di Chiarello in questo terzo quarto. Bazzoli sbaglia il tiro, rimbalzo di Bona e adesso l'inerzia è tutta giallo-nera. Ribaltamento per Mercante, Magini, pick and roll con Chiarello,
arresto e tiro per Magini, boom, canestro e altro time out per la panchina di Milano, che spende così il secondo time out dei suoi tre a disposizione. Meno uno, 47-46 per l'Urania, 4-48 dal termine. Mauro, partita che si è accesa improvvisamente, abbiamo visto un paio di gesti atletici davvero non indifferenti. Che uscita dal primo time out, ragazzi, una Comart straripante, e la determinazione che ho chiamato prima nel precedente intervento è avvenuta in campo, difesa forte, ripartenze, poi c'è stato un super schiaccione di Jacopo Mercanti che rimarrà negli annali della storia Comart, che probabilmente la prima in assoluto fino adesso, nel senso nelle top 5 che avete, che comunque vedrete settimana. Bene, l'entusiasmo è tutto Comark, vediamo un po'. Secondo secondo time out chiamato da Urania nel giro di due minuti e mezzo, quindi buono, bisogna continuare così. Sì, cerca sicuramente di tamponare l'emorragia in questo momento coach Marcello Ghizzinardi. Vediamo, importante l'uscita da questo time out. Vedremo se l'inerzia giallo-nera verrà confermata. Intanto però perdiamo De Bettin sul primo accoppiamento difensivo, uscita dal timeout. Brutto canestro quello subito ora dalla Comark. Tripla di De Bettin. Pallora Mercante in post basso. Scarico ancora per Magini. Pick and roll con Chiarello. Va dalla parte opposta a Magini. Pesca Cortesi, tiro di Cortesi corto, riparte De Bettin. Paleari si gira sul piede perno, buona ancora la difesa di Chiarello. Sbaglia il numero 11 di Milano, riparte Bona che si alza da tre punti, corto il suo tiro, ma il rimbalzo è di Mercante. Ancora un possesso Comark, 8 secondi al termine 24, pick and roll fra Bona e Chiarello, tiene Stiepovic, Chiarello si alza dalla media e va a bersaglio Paolo Chiarello, importantissimo questo canestro di Chiarello, che tiene a contatto la Comark. 50-48 per l'Urania, backdoor di Stiepovic. E fallo in attacco dello stesso numero 5 dall'Urania con Simone Cortesi, bravo a prendere posizione e a far vedere lo sfondamento. Secondo fallo di Stiepovic. Cambia intanto tra le file dell'Urania, Paleari lascia il posto a Pagani. Momento importante della partita. 3 minuti al termine del terzo quarto, 2 punti di svantaggio della Comark. Pick and roll ancora tra Magini e Chiarello, ribaltamento per Mercante dall'angolo, sbaglia il tiro Mercante, ma tiro ben costruito dall'attacco Comark. De Bettin, Pagani a ribaltare lato la palla per Stiepovic, pick and roll tra i due. Scarico per De Bettin, piazzato, piedi per terra, sbaglia il playmaker rosso-blu, rimbalzo Comark, Cortesi cerca di puntare Bazzoli ma poi ci ripensa e consegna la palla a Magini. Attacco organizzato ora per la Comark, pick and roll, buona Chiarello, Chiarello contro Pagani, si gira, sbaglia però l'appoggio, peccato. L la chiamata di De Bettin. Cerca in palleggio e canestro. Bel canestro di De Bettin che salta in testa a Michele Magini, realizza 2 punti.
Fallo ora per Mercante che stringe l'angolo in penetrazione, segna e subisce il fallo. Possibile gioco da tre punti per Jacopo Mercante. Fallo di Torgano. Cambi intanto per entrambe le formazioni. Chiarello e Cortesi lasciano il posto a Masper e Zanelli. Escono Chiarello e Cortesi, entrano Zanelli e Masper. Realizza Cristiano Masper. Scusatemi, Jacopo Mercante, il gioco da tre punti. Palla Bazzoli che non ci pensa due volte, si alza a tre punti Riccardo Bazzoli. Che canestro. Bazzoli da molti considerato la migliore ala del campionato. Dimostra qui tutta la sua pericolosità. Bella intanto la palla di Debettin per Stiepovic che però per fortuna non trova equilibrio per realizzare subito canestro e palla persa. Un minuto al termine di questo terzo quarto. Tante emozioni in questi 10 minuti. Palla buona che cerca Masper. Appoggio a tabella di Cristiano Masper, sesto punto per lui della partita. E sono sempre due i punti da recuperare per Bergamo. Doppio playmaker ora per l'Urania con De Bettini e Giovannelli contemporaneamente in campo. E Bazzoli dalla punta a battere Magini, altra palla clamorosa di Bazzoli per Stiepovic. Venti secondi al termine del terzo quarto, un possesso, un tiro per la Comarch, mentre viene concesso qualche secondo di riposo per Stiepovic, sostituito da Sartini. Palla buona, marcato da Giovannelli che cerca di essere aggressivo, scontro fra i numeri 6 delle due squadre. Piccherolt con Masper, palla quasi recuperata dall'Urania, c'è il fallo in realtà di Pagani. Terzo fallo di squadra per gli ospiti, mancano 6 secondi al termine, non c'è ancora bonus, anzi c'è ancora un fallo da spendere per gli Wildcats. Palla Magini, 4 secondi, 3 secondi, 2 secondi, tiro allo scadere di Zanelli, è troppo allo scadere. Un po' lenta l'esecuzione Comarch in questo momento. Si chiude il terzo quarto sul punteggio di 57 a 53 per l'Urania Milano. Sono 12 punti per Bona e Chiarello, 10 quelli di Cortesi, 7 quelli di Mercante e 6 a testa per Magini e Masper, mentre per l'Urania Milano miglior realizzatore è Bazzoli con 14, 13 punti di Stiepovic, 7 quelli di De Bettin, 6 per scusatemi, 9 per Paleari, 6 per Giovannelli e Torgano e 2 per Pagani. Diamo anche un'occhiata a quanto sta succedendo sugli altri campi. Giocano in contemporanea a questa partita. Lecco opera il sorpasso ad Arzignano, avanti 37 a 33 a 2 minuti e 14 dal termine del terzo quarto, mentre Lugo si rifà sotto in casa. Pordenone rimane avanti ma sono solo 4 le lunghezze di vantaggio, 46 a 42 anche qui a 2 minuti dalla fine del terzo quarto.
Mauro, cosa ti aspetti da questi ultimi 10 minuti? Innanzitutto diciamo che il terzo quarto è stato un bel terzo quarto, nel senso le due squadre hanno giocato bene, sia difesa che in attacco, e quindi mi aspetto una prosecuzione del terzo quarto. Ovviamente probabilmente il quarto quarto saranno più stanche, però con la stessa intensità, vediamo, partita punto a punto, si decideranno sulle piccole cose. Sui palloni recuperati, un rimbalzo, vediamo, sono ottimista. 57 punti per la squadra ospite, ora di Milano. 53 punti per la Comarca. Allora, godiamoci. E allora godiamoci questi ultimi 10 minuti di gioco. Palla Maggini. Maggini, Guffanti, Zanelli, Cortesi e Masper per i gialloneri, con Zanelli che realizza i primi 2 punti della sua partita in un momento fondamentale. De Bettin, Giovanelli, Stiepovic, Pagani e Bazzoli per l'Urania. Pagani perde palla, riparte Maggini, trova Zanelli che attacca Giovanelli e subisce fallo. Secondo fallo di Giovanelli Matteo, numero 6, Urania Milano. Sbagliato il tiro della Comarca, rimbalzo di Cortesi, si lotta ancora a rimbalzo sul suo errore, è Masper a uscire con la palla in mano e a subire il fallo di Pagani. Secondo fallo di Pagani. Entra l'Urania di Milano numero 8, Marco Tarzano, esce Stiepovic. Canestro di Guffanti, pareggio per la Comarc, 57 pari. Torgano lasciato libero dall'angolo, realizza da 3 punti. Palla Masper, bella palla di Cortesi per Masper. Un punto solo divide le due squadre. È Guffanti ora che recupera il pallone su Giovanelli, il capitano. Palla Cortesi, con calma adesso. Maggini, pick and roll con Masper. Tiro allo scadere di Maggini e canestro. Sorpasso Comarca con canestro allo scadere 24 in arresto e tiro di Michele Maggini.
Bazzoli ancora da tre, ancora bersaglio, serie di giocate veramente di alto livello da una parte e dall'altra, canestri importanti a ripetizione, nuovo vantaggio Urania, 6-3, 6-1. Magini che cerca Zanelli in angolo, non si intendono i due. Cambio tra le file dell'Urania, rientrano Stiepovic e Paleari per Giovannelli e Pagani, cambio anche tra le file bergamasche con Bona al posto di Magini. E ancora una bomba di Bazzoli, mamma mia, 6 punti consecutivi per Bazzoli, che riporta 5 punti Milano. Cortesi adesso che attacca proprio Bazzoli e trova il fallo, il canestro, altra grande giocata. Primo fallo di Bazzoli, numero 9. Sbaglia però il libero Cortesi, a quota 12 punti fino a questo momento. Paleari un po' sbasso, attacca Masper, subisce fallo e realizza canestro Andrea Paleari. Possibile gioco da 3 punti anche per lui. 11° punto per Andrea Paleari. A segno anche il libero, più 5. Non si avvede del raddoppio Bona, per fortuna riesce a muovere la palla per Masper che subisce fallo. Che rischio corso da le gialloneri. Due liberi per Masper. A segno il primo libro di Cristiano Masper, 9° punto per lui. A segno anche il secondo, 10° punto. E ancora 3 i punti che dividono le due formazioni. Bazzoli ancora, questa volta il suo tiro non prende neanche il ferro, ma è molto bravo Paleari a volare a rimbalzo e a schiacciare la palla sul corpo di Cortesi, guadagnando così la rimessa. Secondi a disposizione dei milanesi. Palla ancora Paleari, Bazzoli, De Bettin, uscita di Paleari che punta forte Masper, sbaglia il tiro e in arrivo purtroppo un fallo tecnico alla panchina bergamasca. No, scusate, fallo di Bona, secondo personale. Procede la pulizia del campo, diamo intanto un'occhiata a quello che succede a Lugo e Arzignano. Parità 42 ad Arzignano fra la formazione di casa e Lecco, mentre a Lugo Pordenone avanti 52-44. Palla ancora quindi per l'Urania, pick and roll tra Stiepovic e Paleari, punta forte il ferro Stiepovic, trova Paleari, bella collaborazione fra la guardia e il centro milanese.
Cortesi intanto da tre punti, corto, ma Guffanti e De Bettin lottano a rimbalzo ed è gialla la rimessa. Bravissimo Andrea Guffanti. Cambio intanto tra le file, Bergamaschi, rientra Chiarello per Masper. Buona la prestazione di Cristiano Masper, 10 punti per lui. In 15 minuti di utilizzo. Mentre Bona si libera di De Bettin, non trovando però vantaggio. Bella poi la palla per Chiarello, bellissima palla per Chiarello. Meno 3, riparte Stiepovic, che subisce fallo. Velocissima la formazione ospite a ripartire dopo il canestro subito. Due tiri liberi per Dusan Stiepovic in arrivo. Terzo fallo. A segno il primo libero per Dusan Stiepovic, quattordicesimo punto della sua gara. Sbaglia il secondo, si lotta a rimbalzo, bravo Cortesi. Sono quattro i punti che dividono le due formazioni quando mancano 4 minuti e 48 secondi. C'è Bona in post basso contro De Bettin, pescato, buono lo scarico per Cortesi, bel tiro, peccato, buon tiro costruito dalla Comarch, non va a bersaglio però la tripla di Simone Cortesi. Ora chiamata L per l'attacco Urania. De Bettin che punta era Bona, arresto e tiro per il giovane numero 13 e canestro. Per Federico De Bettin, 6 punti di vantaggio per Urania. Palla Zanelli, pick and roll con Chiarello, cambio difensivo accettato e fallo di Paleari. Fallo che manderà in lunetta Zanelli. Mentre ultima girando le istituzioni, questi minuti finali, Maggini rientra per Guffanti, due libri intanto per Zanelli, autore quest'oggi solo di due punti, ma sempre importante la sua presenza in campo. Terzo punto per lui. A segno anche il secondo libero, 4 punti che separano le due formazioni. Si lotta vicino a canestro, lotta senza quartiere tra Chiarello e Paleari, col passaggio di Stiepovic che non arriva a destinazione. Palla recuperata Comarch, 3:40 al termine, 4 punti da recuperare. Ancora Maggini a pescare Chiarello, bravissima a prendere contatto e a realizzare il semigancio. 2 adesso soli punti da recuperare per Bergamo. E palla recuperata da Maggini che innesca Bona e pareggio in terzo tempo in contropiede. 83 pari, ci aspetta un gran finale, 3 minuti al termine. Sbaglia il tiro Milano. Si lotta su ogni pallone, palla recuperata da Paleari, palla ora Torgano, che azione difensiva di Stiepovic che ha recuperato palla Maggini. Che finale, 2 minuti e mezzo, più 2 per Urania. Ancora doppio piccherolo alto per Maggini, palla ora Chiarello, ribaltamento per Bona, chiamato Chiarello, copiato da De Bettin e fallo fischiato da De Bettin.
Due tiri liberi per Paolo Chiarello, il fallo di De Bettina, il tentativo di contrastare in un evidente mismatch in post basso il numero 18 bergamasco, che ora è due tiri liberi per impattare ancora 16 punti di Chiarello fino a questo momento. Sbaglia però il tiro libero, il primo libero Chiarello al primo viaggio in lunetta della sua giornata. A segno secondo libero, un punto di svantaggio per Bergamo Basket. Buona contro Stiepovic, pick and roll di Stiepovic con Bazzoli, isolamento ora sul cambio difensivo, Stiepovic che attacca Cortesi, trova De Bettini in angolo, arresto e tiro di Bettini che non va a bersaglio, riparte Cortesi da solo in contropiede a passi, scelta azzardata di Simone Cortesi, infrazione di passi. Partita è lunga, 1.55 al termine. Palla a Torgano. Bazzoli contrastato da Cortesi. Palla De Bettin. Attacco un po' statico quello di Lorani, mancano 3 secondi. De Bettin pesca in mezzo all'area. Stiepic che sbaglia. Si lotta rimbalzo e la palla di Bergamo. 1.33 al termine. Magini, piccherò con Bona, Magini si butta dentro, trova Zanelli in angolo, importantissima a bersaglio, la tripla di Zanelli. Tripla di Zanelli del più 2, 77 a 75. Non c'è time out, ma solo cambio. Qui si dovrebbe ricominciare subito a giocare. Più 2 Comarch, palla a Torgano, piccherò con Paleari. Bazzoli in punta, ma fallo di Zanelli su Paleari. Comunque un fallo che lascia il possesso a Urania, ma non comporta alcun libero, non c'è ancora bonus. E adesso raggiunto il quarto fallo di squadra. Rimessa per Stiepovic, Paleari, ancora Bazzoli, palla Giovannelli, Stiepovic blocca per Paleari, si cerca lui. Post basso contro Chiarello, pasticcia Paleari ma poi trova in qualche modo il canestro. Parità quota 77. Quaranta secondi al termine. Palla Cortesi, palla adesso a Buona, fallo su Buona di Giovannelli. Due tiri liberi per Bona. 14 punti per Marco in questa partita, 2 su 2 liberi. Vediamo. A segno il primo. A segno anche il secondo. E time out per l'Urania Milano, 39 secondi, 7-9, 7-7 Comarch. Si deciderà tutto negli ultimi presumibili due possessi di questa partita. Mauro, chi ti aspetti che si prenda il tiro in casa milanese in quest'ultimo o quantomeno probabile ultimo possesso per loro? Guarda, merito di Urania che sono andati a segno un po' con tutti, quindi non saprei chi potrebbe essere più freddo in questa situazione qua. Mi viene a pensare, tipo
Stiepovic, però nel secondo tempo non è stato molto determinante. È stato molto più determinante Paleari, ma sicuramente un lungo non daranno mai la palla in mano, la palla dell'ultimo possesso. Quindi presumo un esterno per un pick and roll, presumo un pick and roll, Paul. Vediamo innanzitutto se Urania deciderà di andare a giocare con pazienza questo possesso, regalando poi, in caso di canestro realizzato, l'ultimo possesso a Bergamo, si affretterà i tempi. Palla Stiepovic, pick and roll con Paleari, cambio accettato da Chiarello, lo riconosce Stiepovic che lo punta, deciso, sbaglia l'appoggio, palla Chiarello, vediamo la scelta di Urania che gioca a difendere, vediamo, sì, gioca a difendere, 4 secondi, ma buona punta Torgano e subisce fallo. Un po' di confusione in quest'ultima azione con Urania che non spende fallo, gioca per difendere ma poi si fa beccare di infilata da Marco Bona, punta forte il ferro, subisce fallo, 12 secondi. Due liberi per Bona. Appena reduce da un 2 su 2 e sbaglia il primo. A segno il secondo. Più 3. 10 secondi al termine. Palla Stiepovic, fallo di Bona. Non viene concesso il tiro al pareggio a Milano. Due liberi per Stiepovic. Vediamo la scelta. Coach Ghizzinardi chiede di segnare entrambi i liberi. Stiepovic sbaglia il primo. Realizza il secondo e time out per Coach Galli. Allora, facciamo un po' il quadro della situazione. Più 2 per la Comarch, palla in mano ai gialloneri. Non si deve ragionare solo nell'ottica probabilmente di questa sfida, ma anche nell'ottica della doppia sfida. All'andata Urania si era imposta di 5 punti, 62-57. Quindi sicuramente Coach Galli vorrà andare per un tiro da 3 punti che possa quantomeno pareggiare la differenza punti fra le due formazioni. Bisogna capire adesso cosa vuol fare Coach Ghizzinardi, se spendere fallo e regalare due liberi alla Comarch o difendere per non prendere la tripla. Staremo a vedere. Cambia intanto, giustamente, in casa Comarch, Zanelli per la tripla. Insieme a Maggini, Bona, Cortesi e Chiarello. Sarà Zanelli. Anticipo quello che succede, Mauro. Zanelli per Bona, doppia uscita per lui e tripla. Invece è Bona che riceve e subisce fallo. Gioca sia per la differenza canestri, sia, perché no, per provare a impattare la partita Urania. Bona 5 su 6 liberi, 17 punti per lui. Realizza il primo e adesso un canestro regalerà sicuramente la vittoria ai bergamaschi. Caso contrario sarà a soffrire fino alla fine. Eccolo lì, libero realizzato, fallo di Bona. Corretto. Coach Galli azzarda qualcosa, cerca di giocare per la differenza canestri.
ipoteticamente un libero segnato e un rimbalzo offensivo potrebbe regalare anche il tiro del possibile pareggio a Milano. Realizza il primo Torgano, vediamo quale sarà la scelta. Sembra non ci siano indicazioni e infatti va per segnare. Gioca per la differenza canestri, quindi l'Urania, e coach Galli chiama l'ultimo suo time out a disposizione. 5 secondi. Vedremo, diamo intanto l'ultimo aggiornamento dagli altri campi. Punteggio molto basso a Arzignano, dove a 44 secondi alla fine Lecco avanti 54 a 45, quindi Lecco continua con ogni probabilità la sua rincorsa all'ottavo posto in classifica, l'ultimo valido per accedere ai playoff, anche perché a Lugo è avanti 61 a 58, anche se manca ancora un parecchio tempo, 3 minuti 17. Vediamo invece cosa succede ora. 5 secondi al termine, la rimessa verrà effettuata da Magini con Bona che blocca per Zanelli, che poteva ricevere da 3 punti, palla invece a Bona, il tiro del più importante non va a bersaglio, ma vince comunque la Comarc Bergamo Basket 2014, 82-80 il risultato finale. Si festeggia in mezzo al campo con questa vittoria, Bergamo agguanta proprio Urania e Orzi Nuovi a 30 punti in classifica, mantenendo intatte le possibilità di conquistarsi un posto importante in griglia playoff. Settimana prossima appuntamento con la trasferta a Pisogne sul campo della Vivigas Alto Sebino. Diamo un'occhiata alle statistiche individuali. Miglior realizzatore di Bergamo, Bona con 19 punti, 12 per Cortesi, 17 per Chiarello, 10 per Masper, 8 per Magini, 7 per Mercante Zanelli e 2 per Guffanti. Per Urania invece 19 punti di Bazzoli, 16 di Paleari, 15 di Stiepovic, 13 di Torgano, 9 per De Bettin, 6 per Giovannelli e 2 per Pagani. Vediamo se è terminata almeno la partita di Arzignano. È terminata, sì, 57-45 per Lecco sul campo di Arzignano, sempre 3 invece vantaggio, 3 punti vantaggio di Lugo su Pordenone quando manca più di un minuto al termine della partita. Mauro, che dire, una bella vittoria, una bella partita, agguantate Urania e Orzi Nuovi. Bella partita che si è accesa nel secondo tempo. Il secondo tempo è stato un bel dimostrazione di basket, nel senso da una parte all'altra è stata una bella partita, viso aperto, si sono viste delle azioni molto tecniche buone. E merito a tutti i giocatori che hanno offerto uno spettacolo così bello. E alla fine ha vinto la Comarca di 2. Come ho detto in precedenza, sono state le piccole cose, un canestro in più preso, una bomba presa di più, quindi bene, una bella partita, complimenti alla Comarc che la porta da casa, peccato soltanto che non è riuscita a ribaltare la differenza canestro dell'andata, però coach Galli ci ha provato fino in fondo con le ultime chiamate, gli ultimi minuti, però non ne usciamo demoralizzati. Bella partita, ripeto, complimenti. La prossima sarà Costa Volpino,
contro Costa, quindi vi aspettiamo tutti numerosi a Costa. Appuntamento invece al Centro Sportivo Talcementi è fissato per il 12 aprile, quando ospite della Comarca ci sarà la GSA Udine. Grazie e una buona settimana di basket a tutti.